Allora, nel momento l'errore più grosso che ha lui, e vi do una ripeto, se vi faccio vedere una ripresa rallentatore io riesco a vederla, voi no, lo capisco, però poi ve lo faccio, poi ve lo spiego. Nel momento che lui va a respirare, il braccio in appoggio non è in appoggio e inizia la fase di presa superata la linea delle spalle. Quindi lui quando respira perde un braccio, quando non respira è molto più continuo. Quindi dice, ecco, deve respirare ovviamente, no? Ok? Se io avessi fatto la ripresa rallentatore, vi avrei fatto vedere che lui nel momento di spinta del braccio, non avendo la fase di appoggio, invece di stare in questa fase, ok, stava così. Quindi lui con il tronco non lavora in questa maniera, ok? Faccio la rullina da un solo lato. No, ce l'hai quando respiri, quando non respiri non ce l'hai. Quando respiri ce l'hai sulla spalla destra o la spalla sinistra, ma nel momento di recupero la spalla che dovrebbe risalire non c'è. Sei sotto, non c'è sotto. No, no, ma io per tu ti levo la nuova, sì. Infatti il movimento della destra leggermente riscossato è un po' un vizio del movimento della palla nuova. Ok? Se accesi, quando lui respira se ne va proprio via. Ok? Per esempio, qua dove andiamo a lavorare? Un braccio davanti, un braccio basso, gambe, gambe e respirazione a base. O se no, un braccio in avanti, un braccio indietro, 6 colpi di gambe, rotazione, aria, rotazione. Cioè, lavoro su tutto quello che è il movimento del tronco, cercando di fargli percepire il più possibile che la testa non si allontana, ma soprattutto facendogli sentire che il braccio che in quel caso era di appoggio era in presa, perché sennò lui lavora con un braccio solo, perché se io qua il braccio inizio a fare la fase di presa superata la linea delle spalle, il corpo è già passato, non ho più la stessa efficienza. Ok? Lascio questo, vai, chi è che lo fa?